tecnico della Salernitana, Carlo Perrone. Partiamo dalla fine, mister, la Salernitana non perde mai. Ci proviamo, non è che, come si dice, non è che pettiniamo le bambole la domenica, per cui abbiamo fatto una prova di carattere, di orgoglio, di determinazione su un campo difficile, in condizioni anche difficili, siamo riusciti comunque a portare a casa altri 3 punti che ci servono sempre per l'obiettivo del 12 maggio. È stata una partita più difficile del previsto per la doppia inferiorità numerica. Un commento su quanto accaduto, se vuole farlo, anche sull'intervallo, sui tafferugli che ci sono stati. E poi, insomma, da un punto di vista tecnico, Salernitana che ha dimostrato di saper soffrire, non ha mollato di un attimo, addirittura è andata più vicina la Salernitana al raddoppio che non all'avversa al pareggio. È stata una partita fino al gol nostro, una partita equilibrata, giocata su un campo che avete visto non permetteva grandi trame di gioco perché comunque il rimbalzo era sempre irregolare. Noi forse ci siamo stretti troppo abbiamo difeso molto bene oggi, devo dire che sia la difesa che il centrocampo, sia le punte in termini di sacrificio, anche Munard, si sono sempre posizionati bene in fase non possesso. Abbiamo attaccato un po' con le punte un pochino troppo strette e non riusciamo a trovare gli spazi giusti. Complice anche comunque un atteggiamento dell'avversa che era abbastanza aggressivo. Poi il gol ha cambiato tutto, soprattutto quello che è stata la reazione del nostro capitano al gol. Sono episodi che io ho condannato anche in panchina, mi sono arrabbiato molto anche con qualcuno che difendeva, che diceva sì, però è stato provocato. Io ho detto no, non esiste proprio, uno può essere provocato, ti possono dire qualsiasi cosa, ma una persona che rappresenta una società, ma soprattutto che col tuo comportamento può influenzare quello di tanta gente che è presente in un luogo pubblico, devi cercare di tenere a bada i nervi. Quindi è un episodio da condannare. E alla fine del primo tempo, nell'intervallo, ho battuto su questo sia con Montervino sia con Mancini, che era anche lui un pochino nervoso. E comunque i ragazzi avevano capito, Francesco ha capito perfettamente, è stato un attimo. A chi è che non capita di sbagliare? Veramente, i ragazzi sono sempre sottoposti comunque a pressioni, sono nervosi, sentono la partita, sono degli uomini, hanno delle emozioni, per cui ci può capitare, non dovrebbe, ma può capitare. Un episodio da condannare è il gesto comunque di Francesco che all'inizio del secondo tempo è rientrato chiedendo scusa, fa capire che lui aveva capito che aveva sbagliato. Però, parallelamente, devo anche dire che la gente che viene allo stadio dovrebbe imparare a venire allo stadio a incitare la propria squadra e a rispettare l'avversario, non a insultare l'avversario. A me per tutta la partita, oggi, mi hanno detto di tutti i colori, insulti a me personalmente, alla famiglia, alla moglie, ai miei genitori, ai figli. Non va bene. Io non ho reagito, certo, perché comunque magari sono più freddo, non sto giocando. Però può capitare nella vita di reagire, no? E non bisogna fustigare, cioè bisogna condannare perché è cosa, però non bisogna fare gli ipocriti o i farisei, cioè mettersi proprio nella condizione che come uno sbaglia puntare il dito e accusarlo. Cominciamo anche a fare in modo che negli stadi si venga a incitare la propria squadra, come in Inghilterra, a rispettare l'avversario, cosa che invece in Italia purtroppo non succede. Mister, chiuso il suo personale girone d'andata, questa è stata la vittoria più difficile? No, più difficile, no, ovviamente in termini di sofferenza, quella con Lamezia è stata più sofferta, perché comunque Iannarilli è stato protagonista, insomma, assoluto in quella partita, anche se sempre su palle inattive. Oggi ci siamo trovati in inferiorità numerica, siamo stati bravi a portare comunque a casa il risultato senza praticamente rischiare nulla, se non un tiro da fuori, mi sembra, di De Martino, su cui Iannarilli ha fatto una gran parata, e andando anche vicino in 2 occasioni al raddoppio. Quindi è stata forse quella più difficile, perché praticamente oggi ci giocavamo parecchio, cioè l'ottava vittoria che ci consegnava questo gruppo alla storia, forse era quello che noi ci avevamo da perdere di più, quindi forse in questi termini è stata la più. Ovviamente soddisfatto per quest'altro record stracciato. No, il record è stato eguagliato, non è stato stracciato. Vediamo se domenica prossima potremo da soli, se
scrivere i nostri nomi nella storia della Salernitana. Per il momento però la Salernitana sta scrivendo il suo nome, assoluta protagonista, capolista, un giudizio su, non tanto sulla direzione arbitrale quanto sui due secondi gialli a Rinaldi e Montervino. Non era una partita facile, l'arbitro secondo me è tenuta in pugno bene, aiutato anche comunque. Forse un po' troppi a inizio primo tempo, mister. Quello di Rinaldi probabilmente, secondo me è stato un po' affrettato. Quello di Montervino sull'esultanza deve essere ammonito, e gli altri due sono a termine regolamento, il fallo di mano di Francesco e l'altro di Geppino. Secondo me l'arbitro ha tenuto bene la partita, non era facile, è stato anche aiutato dal comportamento dei ragazzi che, nonostante quello che sia successo sia in campo che fuori nel campo di squadra, hanno mantenuto la calma e hanno giocato una partita a livello agonistico intensa, ma sempre rispettandosi uno con l'altro. Ultimissima, 68 punti ancora o si è abbassata la quota promozione secondo Perrone? Penso se si rinforzano le squadre sotto si abbassa. Grazie a Carlo Perrone, subito.